acque melmose, canneti e papiri, sole e anime vestite di bianco che si immergono. Il kibbutz, Kvatz Kineret, sullo sbocco fluviale del Giordano, dal lago di Tiberiade, certamente non è il luogo in cui Giovanni Battista ha battezzato suo cugino Gesù, ma possiede un fascino tale da rendere credibile quella che è poco più di una ricostruzione interessata di una pagina evangelica. Gli Ardenit, dei tre siti che si contendono i pellegrini che arrivano in Terra Santa per rinnovare le proprie promesse battesimali, è quello che possiede meno credenziali. Storicamente, il luogo del battesimo dai primi cristiani è stato identificato a nord del Mar Morto, molto più a sud di questa zona. La zona è chiamata Qasr el-Yahud e lì i primi monasteri bizantini e della cristianità antica e foresterie per accogliere i pellegrini furono fondate. Anche se ancora più antica la memoria è in un luogo chiamato Al-Mahtas, attualmente in Giordania. I due siti, israeliano e giordano, che la memoria cristiana identifica come i luoghi del battesimo di Gesù, durante la Guerra dei Sei Giorni, nel 1967, divennero terreno di battaglia e furono a lungo inaccessibili, minati e presidiati dall'esercito. Per questo, nel 1981, il Ministero del Turismo israeliano decise di trasformare la proprietà del kibbutz in Galilea, dove il Giordano riprende la sua corsa verso il Mar Morto, in luogo sacro, deviando il flusso dei pellegrinaggi. E sebbene difetti di autenticità storica, ancora oggi gli Ardenit ripropone l'ambiente fluviale e le atmosfere del Giordano al tempo di Gesù, offrendo la possibilità di immergersi nella bellezza placida in cui si immerse il Signore. In quest'acqua il Signore ha santificato l'umanità. Nelle icone antiche della tradizione bizantina, nelle acque del Giordano sono immersi pesci, animali vari, anche non acquatici, piante, e un uomo, tutto per indicare che il Signore ha redento l'umanità intera e tutta la creazione.